bisogna garantirne lo stoccaggio di questi documenti e bisogna cercare anche di elaborare delle strategie per la loro valorizzazione e fruizione. La complessità generata dall'uso dei documenti elettronici impone di progettare con ampio margine di anticipo le strategie conservative e i modelli secondo i quali garantire la valorizzazione e l'accesso ai documenti. Le informazioni che devono essere collegate sono quelle sugli archivi, sui soggetti produttori, sui contesti storici della produzione dei documenti stessi. I documenti elettronici costituiscono al momento un'appendice di sistemi, di fonti di natura archivistica e devono essere costantemente raccordati con un universo documentario ancora analogico che essi non sostituiscono. Per questo, insomma, tendevo a parlare di memoria documentaria integrata. E l'obiettivo dovrebbe essere quello di dare risposte conseguenti senza smarrire i punti cardinali della disciplina. E questo è un po' il più concreto contributo che si possa portare alla causa della sedimentazione, della valorizzazione della memoria nei nuovi scenari all'interno dei quali archivi, archivisti e archivistica sono chiamati ad operare. Allora, spero che questa prima parte non sia stata un po' troppo lunga, non l'abbia condensata un po' troppo anche nell'esposizione e possa aver dato un po' conto di che cosa si intende, cioè perché ragioniamo sulla tutela e se ha ancora senso parlare nel 2014 di tutela. L'altra parte del mio intervento riguarda un po' di riflessioni fatte sull'analisi dei dati del territorio. Allora, io sono da 2 anni qui a Pescara e attraverso le commissioni di sorveglianza cerco di portare avanti la tutela che l'amministrazione archivistica statale affida agli archivi di Stato nell'ambito appunto del controllo di come dell'operatività degli uffici periferici dell'amministrazione statale stessa. Allora, le commissioni di sorveglianza rappresentano uno strumento decisamente obsoleto, sia nella loro costituzione, retaggio ormai dell'assemblearismo degli anni 70, che dal punto di vista spiccatamente operativo. In base alle norme, quindi da ultimo trascluse anche nel codice, dal DPR del 2001, il DPR 37 del 2001, dovrebbero riunirsi 3 volte l'anno. Dovrebbero essere costituite presso tutti gli uffici periferici dell'amministrazione statale, si dovrebbero riunire 3 volte l'anno e dovrebbero vedere la partecipazione attiva di un membro in rappresentanza dell'archivio di Stato, un altro membro in rappresentanza della prefettura e 2 membri, uno con funzione di presidente e l'altro di segretario, dell'amministrazione i cui archivi vanno sorvegliati. La Direzione Generale degli Archivi, nel ribadire nel 2001 la validità di queste commissioni di sorveglianza, tendeva a evidenziare come l'eterogeneità della composizione della commissione abbia una sua specifica ratio. Ogni componente è chiamato in quel consesso, scrive la Direzione Generale degli Archivi, l'allora divisione seconda dell'Ufficio Centrale dei Beni Archivistici. Ogni componente è chiamato in quel consesso per svolgere una specifica funzione. I rappresentanti dell'amministrazione interessata assicurano che le carte dei loro uffici, proposte per lo scarto, abbiano perso la valenza amministrativa, contabile anche nei confronti di terzi. Il rappresentante dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno si esprime in materia di consultabilità degli atti, che gli deriva dal DPR 854 del 75. In rappresentanza dell'amministrazione archivistica vigila affinché le carte destinate al macero non abbiano quel carattere storico-archivistico necessario per la loro conservazione. Tutto ciò premesso, continua la famosa circolare del 30 gennaio 2001, la Direzione Generale degli Archivi invita i direttori degli archivi di Stato ad accertare la qualifica rivestita dai componenti della commissione che deve essere espressa nel testo del verbale e che deve corrispondere alla carriera prefettizia per il rappresentante del Ministero dell'Interno e alla carriera di archivista di Stato per il rappresentante dell'amministrazione archivistica, con l'avvertenza che, in caso di difformità, l'ufficio centrale sarà costretto a respingere la proposta di scarto. Peccato che la circolare qui sia rimasta lettera morta. Le commissioni di sorveglianza vedono sempre
una partecipazione attiva da parte delle locali prefetture, che delegano la rappresentanza a personale della catena amministrativa. Adesso non si riesce a capire per quale motivo sulla natura di atti più o meno riservati un ragioniere in servizio presso la prefettura abbia delle competenze, laddove un ragioniere che so dell'ufficio interessato piuttosto che dell'archivio di Stato queste competenze non le abbia in maniera differenziata. Il disimpegno della prefettura è indice di come queste commissioni di sorveglianza siano vissute con una sorta di piglio rutinario e siano per lo più interpretate nel senso di scarto di atti ritenuti non più utili. Per farla breve, gli archivisti sono visti quasi come gli spazzini dell'amministrazione statale. Veniamo coinvolti solo nella fase di distruzione della documentazione, solo quando dobbiamo elaborare questa proposta di scarto, spesso e volentieri ce le troviamo già preconfezionate, dobbiamo far espungere dei documenti che invece probabilmente meritano di essere conservati un po' più a lungo o su cui merita qualche riflessione maggiore, e raramente ci viene consentito di accedere persino agli archivi di deposito. Quando ci si permette di formulare delle domande un po' più circostanziate circa la produzione della documentazione corrente, specie negli uffici un po' della polizia, mi è capitato qui a Pescara nel caso della Guardia di Finanza, ci si oppone un presunto segreto militare da tutelare. Allora, a parte che la normativa prevede una distinzione tra archivi dello Stato Maggiore, archivi di carattere operativo, e archivi invece degli uffici periferici, tutto questo comporta anche una scarsa o nulla possibilità di incidere sulla formazione della documentazione che va a costituire il nuovo archivio, che va a sedimentare la nuova, l'archivio del domani, insomma l'archivio che dovrebbe poi il domani essere versato agli archivi di Stato. Se per quanto riguarda la documentazione cartacea ancora in qualche modo possiamo incidere, sia pure a valle di questo processo di formazione, da tutto quanto ci siamo venuti raccontando questa mattina e delle poche battute che ho avuto modo di spendere all'inizio del mio intervento, capite che con la documentazione digitale arrivare tardi è come non arrivare, cioè trovarsi di fronte alla dispersione più totale. Insieme alla sovrintendenza archivistica abbiamo pensato perciò di rielaborare un questionario che l'amministrazione archivistica centrale aveva predisposto e diffuso nel 2008 per cercare di monitorare un po' la situazione degli archivi dei vari diffusi sul territorio italiano. Abbiamo cercato di calibrarlo al fatto che siamo nel 2014 e alcune situazioni sono un po' evolute e mi permetto adesso nel seguito di esprimere alcune riflessioni che derivano anche dalla comparazione dei dati che sono venuto raccogliendo qui a Pescara con analoghi dati che avevamo cercato di indagare ad Ancona quando nel 2006, a febbraio del 2006, abbiamo organizzato un workshop grosso modo sulle stesse tematiche che veniamo affrontando, eppure in quella sede c'era il dottor Carassi a portare il suo contributo anche di esperienze. Allora, su 27 commissioni di sorveglianza attive, cioè costituite, quelle realmente attive sono circa la metà nella provincia di Pescara e sostanzialmente le commissioni di sorveglianza hanno risposto al questionario che è stato trasmesso anche con una certa puntualità. Adesso insomma, elaboro un po' alcune riflessioni e poi cerco di tirare un po' le somme. La diffusione delle tecnologie ICT per la gestione di flussi informativi e documentari rende necessaria una costante verifica e analisi delle modalità e degli strumenti in grado di garantire nel tempo l'integrità e l'autenticità delle memorie digitali e della loro accessibilità. Ci sono problematiche aperte sulla questione della firma digitale. Le regole tecniche sono state evocate pure questa mattina, sia per la riproduzione che per la conservazione dei documenti su supporto ottico. Si affiancano documenti elettronici e documenti cartacei e la prospettiva di una completa e graduale sostituzione del documento cartaceo richiede un'attenta valutazione. Di tutte le criticità e le opportunità dei più diversi modi di conservazione e gestione dell'informazione. Dall'esame del
questionario, delle risposte al questionario, emergono alcune problematiche di carattere operativo e giuridico. Insomma, il grosso problema è: si digitalizzano i documenti cartacei oppure si convertono i documenti informatici in formato cartaceo? Quello che emerge, insomma, il grosso degli uffici opta per questa seconda soluzione. Si profila la contemporanea tenuta di parti dell'archivio su supporto cartaceo per scopi probatori e su supporto ottico per scopi gestionali. E garantire a livello informatico non solo le riproduzioni autentiche dei documenti archivistici, ma anche dei contesti di appartenenza diventa però il vero problema che al momento le amministrazioni statali non sono in grado di risolvere. Alcune di queste hanno ancora problemi nell'attivazione del protocollo informatico, considerando che la norma ne imponeva, ne prescriveva l'adozione a partire dal 1 gennaio 2004. Sono passati 10 anni, alcune amministrazioni non sono riuscite ad attivare nemmeno il protocollo informatico nel suo standard minimale. Altre l'hanno affinato, perché poi insomma, il protocollo informatico porta con sé alcuni adempimenti obbligatori, la costruzione delle aree organizzative omogenee, l'elaborazione di manuali di gestione, e hanno pensato bene di associare alla registrazione di protocollo anche la scansione del documento protocollato. Il problema è che io ho avuto la sensazione, anche nell'interagire con gli operatori al protocollo delle varie amministrazioni, che questo sia un modo, tra virgolette, comodo per poter reperire il documento stesso tramite il registro di protocollo. Sostituisce un po' quello che era il velinario di una volta, sistemato in base al numero di protocollo. Quindi ci pone il problema di come si costituisce invece il fascicolo e se ancora si fascicoli, se insomma, la funzione dell'archivio proprio come sistemazione logica venga mantenuta, oppure proprio l'introduzione di queste tecnologie informatiche fatte anche con scarsità di strumenti concettuali, forse insomma, da parte di operatori dotati senz'altro di buona volontà ma catapultati, come abbiamo sentito anche questa mattina, in funzioni per le quali non avevano studiato, devono necessariamente improvvisarsi. Quindi l'interoperabilità, lo scambio di informazioni tra amministrazioni per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi dovrebbe comportare anche l'accesso in rete dei cittadini ai fascicoli virtuali relativi ai procedimenti che li riguardano, sin dalla fase attiva di formazione delle memorie digitali. Queste soluzioni richiedono una integrazione e un reciproco riconoscimento per il recupero e il riutilizzo dei documenti digitali con garanzia di riproduzione, stabilità e mantenimento delle relazioni che si sono stabilite anche nel corso dei procedimenti decisionali. I produttori e gli utilizzatori dei sistemi documentari sono così alle prese con nuovi criteri organizzativi e una nuova tipologia di sedimentazione dei documenti. I sistemi informatici dovrebbero essere in grado di offrire garanzie sicure di conservazione a lungo termine dell'archivio in formato digitale, con la garanzia di mantenimento e completa certificazione giuridica delle memorie digitali. Individuare regole operative e tecniche in grado di garantire nel tempo appunto la stabilità e l'intelligibilità del sistema documentario, in modo da rendere accessibili e utilizzabili i documenti informatici senza intaccare la loro autenticità e integrità, è un po' l'obiettivo da perseguire. I supporti ottici però hanno ancora problemi in ordine al principio di provenienza dei documenti, alla formazione degli archivi, alla conservazione delle informazioni e all'obsolescenza dei supporti stessi. L'archivistica ha comunque o dovrebbe comunque continuare a mantenere il controllo di tutte le fasi della gestione dei documenti. C'è un po' il progetto, insomma, merita di essere ricordato, il progetto Interpares, che ha appunto lo scopo di formulare indirizzi, strategie e standard in grado di assicurare la conservazione permanente dell'autenticità dei documenti archivistici prodotti e conservati elettronicamente. Il patrimonio digitale è parte integrante del patrimonio dell'umanità e, considerando l'estrema fragilità delle informazioni in formato digitale, nonché i rischi di perdita a cui essa può andare incontro, dovrebbe spingere la necessità di un sollecito intervento sul
informazioni in formato digitale durante tutte le fasi del suo ciclo vitale. Questo insomma, è indicato anche nel Draft Charter on the Preservation of Cultural Heritage dell'UNESCO nel 2003. In conclusione, vale la pena di soffermarsi su strumenti, problematiche e attività necessarie per la gestione dei documenti volte all'efficiente sistema informativo documentale integrato sulla base di principi appunto e criteri archivistici. Un sistema per la gestione elettronica dei documenti deve garantire il reperimento delle informazioni sia ai fini amministrativi che storico-culturali e quindi identificare in modo univoco il singolo documento che entra a far parte dell'archivio del soggetto produttore, conservarlo integro e autentico e mantenere inalterate in tutta la loro autenticità e integrità anche le relazioni che si stabiliscono tra i documenti durante lo svolgimento delle sue funzioni e attività. Negli archivi ibridi occorre prestare molta attenzione all'operazione di classificazione e di fascicolazione, perché il nuovo modo di lavorare e le nuove modalità di segmentazione dei documenti che cosa prevedono? Un po' sempre il nostro censimento è evidenziato questo, che si tende a sostituire l'ufficio di protocollo, quindi c'era un ufficio unico dove queste operazioni erano gestite in maniera accentrata, con una protocollazione distribuita. Allora, di solito l'ufficio di protocollo rimane per i documenti in entrata, mentre i documenti in uscita vengono gestiti dal singolo responsabile del procedimento, che poi provvede anche alla protocollazione in uscita, alla classificazione e alla spedizione. Allora, in questa scomposizione, in questa diffusione delle operazioni di protocollo, io colgo un rischio che laddove non si stabiliscano nel manuale di gestione dei principi abbastanza puntuali e rigidi da seguire, ognuno possa un po' classificare come gli pare, e soprattutto per la fascicolazione il rischio serio è di creare un fascicolo per ogni documento, insomma cosa che nelle varie funzioni di sorveglianza rischiamo di trovare. Regole che garantiscono la formazione di un archivio unico e impediscono la proliferazione e duplicazione dei fascicoli stessi devono essere fissate appunto, perché l'eliminazione della carta e la razionalizzazione dei flussi informativi devono rendere possibile una gestione efficiente degli archivi stessi. In conclusione, l'evoluzione della normativa e della tecnologia ha avuto un impatto significativo sulla gestione dei documenti e l'organizzazione della pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione integrata e cooperante, grazie alla connessione ad internet e al sistema pubblico di connettività, si auspica che sarà in grado di fornire informazioni e servizi ai cittadini e alle imprese per via telematica attraverso un front office multicanale integrato. Il protocollo informatico, la firma digitale e il documento elettronico costituiscono però la struttura base per realizzare questo complesso meccanismo. Allora, il mio intervento sull'archivio statale più o meno termina qui. Mi permetto, in conclusione, spero senza rubare troppo tempo, di fare alcune piccole riflessioni suggerite anche dall'intervento del dottor Vitali. Io condivido appieno la sua proposta di fatta proprio anche da altri, di assimilare la tutela della documentazione prodotta dall'amministrazione statale a quella prodotta dagli enti vigilati. Soprattutto di conferire le stesse competenze che si hanno nel campo che le sovrintendenze hanno nel campo degli archivi vigilati anche agli archivi di Stato, quindi superare l'assemblearismo di queste commissioni di sorveglianza e possibilmente attivare un piano di controllo mirato sulle amministrazioni che più che un controllo coercitivo dall'alto vuole essere una collaborazione ben disponibile alla produzione corretta e regolarmente insomma sedimentata della documentazione. Per quanto riguarda la tutela, siccome questa mattina si era fatto un accenno anche agli archivi scolastici, mi preme far presente che molti processi non sono stati per nulla gestiti, non sono stati per nulla governati dall'amministrazione archivistica. Ci siamo trovati costretti a subirli. Il caso degli archivi scolastici è emblematico, perché la costituzione degli istituti comprensivi purtroppo non è avvenuta, come si è detto questa mattina
cioè si è presa la direzione didattica e si è aggiunta la scuola media e si è creato il suo comprensivo. In realtà molto spesso si è soppresso il circolo didattico, si sono scomposti i vari plessi che costituivano il circolo didattico stesso e i singoli plessi sono stati aggregati a differenti scuole medie creando un istituto comprensivo. In tutto questo, che fine ha fatto l'archivio del circolo didattico? Spesso e volentieri è rimasto nei plessi in cui si trovava, che a seguito dei vari dimensionamenti che gli istituti scolastici sono costretti a subire praticamente periodicamente, finisce per essere aggregato ora ad un istituto, ora ad un altro istituto. I singoli capi di istituto, che spesso e volentieri abbiamo modo di contattare nello svolgimento delle attività didattiche dell'archivio di Stato, evidenziano come la gestione di quell'archivio, in particolare l'archivio del circolo didattico, non sia di loro stretta competenza, in quanto non ci sono dei documenti che riguardano, che so, l'istituto comprensivo, e spesso e volentieri si tratta di carte che riguardano plessi in gran parte non più appartenenti a quell'istituto scolastico specifico. Il risultato qual è stato? Una completa dispersione. Questi documenti sono stati spostati per far spazio alle aule che dovevano servire per sistemare i ragazzi e spesso e volentieri sono stati fatti oggetto di scarto più o meno temerario. Nella migliore delle ipotesi sono finiti nelle bibliotechine di classe perché qualche insegnante ci voleva svolgere delle esercitazioni didattiche per i ragazzi. Allora forse andrebbe ripensato un po' la situazione di questi archivi scolastici, provato a fare un censimento dei vari circoli didattici soppressi, cercare di capire che fine hanno fatto queste carte e possibilmente recuperarle. Se la norma prevede che gli uffici degli enti soppressi, degli istituti, gli uffici statali soppressi vanno versati agli archivi di Stato, forse insomma una razio c'è. L'altra riflessione che mi permetto di fare è sugli spunti venuti fuori dagli archivi dei comuni. Si è evidenziato il caso dell'archivio del comune dell'Aquila, che dopo il sisma ha trovato una ottimale collocazione in seno all'archivio di Stato, ed in effetti una prassi abbastanza diffusa. Il problema è che il codice dei beni culturali prevede per questo tipo di deposito, a meno che non sia effettuato nel caso dell'Aquila in condizioni di urgenza, il corrispettivo di un canone, appunto per evitare di fare concorrenza sleale alle ditte di outsourcing. E purtroppo c'è anche questo. Si è cercato di superare nell'esperienza marchigiana con il dottor Tosti Croce anche questo aspetto, favorendo la creazione di poli archivistici. Il problema è che finché si tratta di esercitare una tutela condivisa, tutti si sono dichiarati disponibili, la ASL, il comune, e al limite la disponibilità dei vari soggetti, pure la Camera di Commercio avevamo contattato per la realizzazione del polo archivistico di Urbino, anche se si dovesse creare un board, una sorta di insomma, consiglio d'amministrazione per gestire da un punto di vista sia amministrativo che tecnico questo polo archivistico, al limite il rappresentante lo designano pure. Il vero problema viene fuori nel tirare fuori le risorse finanziarie. E mentre con il comune di Urbino siamo riusciti a trovare una compensazione, perché il comune poi dopo ci ha fornito degli spazi, dei locali, ci ha esentato dal pagamento della tassa rifiuti, dal pagamento di alcuni canoni tipo luce, gas o altro, ci ha fornito le scaffalature, i mezzi antintrusione, nel caso della ASL ci siamo trovati di fronte ad una sorta di muro di gomma. Il direttore generale della zona territoriale di Urbino ci rispose seraficamente che la mission della sua istituzione era quella di curare i pazienti e la gestione di documenti, per lo più risalenti alle congregazioni di carità, enti variamente che si erano succeduti, ospedali non più esistenti, riteneva che non rientrasse nei propri ambiti. Allora, nel caso di Urbino siamo riusciti a trovare una soluzione creando il polo archivistico grazie a un cospicuo finanziamento che la Direzione Generale degli Archivi ha messo a disposizione. Non sempre però è possibile risolvere le stesse problematiche in assenza di risorse e rimane comunque l'amministrazione archivistica statale, perlomeno in base anche all'esperienza fatta ad Urbino, come il punto di riferimento attorno a cui aggregare queste realtà documentarie e di cui utilizzare l'esperienza che bene o nel male si è sedimentata nella gestione dei documenti. Spero di non aver fatto troppa confusione nella foga della sintesi, spero di non aver sforato tantissimo e ringrazio per la pazienza con cui mi avete ascoltato.